desidera? Pronto, pronto, ho ucciso il mio amante, voglio costituirmi. Sì, signora, nome e cognome. Guardi, preferirei non dirlo, non voglio scandali, mio marito non sa niente, capisce? Sì, sono sposata anch'io. Sì. Mi dica, signora, ha qualche attenuante? Sì. Sì, io ho sparato perché... Perché? Perché? Perché, perché lui mi ha detto che mi puzzano i piedi di cipolla. Piedi? Sì. Carmela! Gianni! Ring, ring. Oh. Pronto servizio vigilanza, desidera? Aiuto! Aiuto, sono nella hall, sono braccato da un killer. Presto, venitemi a salvare, presto! Sì, sì, come facciamo a riconoscerla? Sì, allora, io sono alto come... Alto come Falcao. Come Falcao. Sono Falcao. Biondo come... come Falcao. Sì. E sono elegante come... come Falcao. Sì, va, va bene, allora mi descrivo ora il killer. Perché sì, allora, sì, il killer c'ha un nasone come Castellini. I piedi a papera come Penso, ed è basso e grassoccio come Maradona. Maradona. Presto, venitemi a salvare! Sì, io salvo a lui. Fatta aiutare dal presidente Viola, disgraziato! Servizio vigilanza desidera? Il solito maniaco. Drin, drin. Oh. Pronto servizio vigilanza desidera? Pronto, sono stata rapinata nella mia stanza. Ah, una rapina? Sì. Che cosa le hanno rubato? La mia borsetta. Ho capito, borsetta. Sì. Ha visto il ladro? Sì, aveva la barba. Ah, un uomo con barba. Sì. Era armato? Sì, aveva il coltello. Aveva il coltello, il coltello. Sì. Qual è il numero della sua stanza? 14. Benissimo, signora, allora. Sì. 14 la stanza, rapina 52, borsetta 77, uomo con barba 29, coltello 44. Ce lo giochiamo su tutte le ruote e se vinciamo facciamo a metà, mi raccomando. Servizio vigilanza desidera? Oh, pronto vigilanza, presto! È sparito il mio pappagallo, si chiama Lulu! Sì? Pronto, pronto! Correte! C'è un cadavere senza testa in una valigia! Sì, è volato via dalla finestra! Sì, è nel corridoio! Sì, parla, che può essere pericoloso! Sì, l'ha abbandonata uno coi baffi! Presto, corretelo, inseguitelo! Pim pong! C'è un pappagallo coi baffi, senza testa, armato e pericoloso, che insegue nel corridoio un cadavere che parla con una valigia. Risponde al nome di Lulu. Ping pong! Roba da mafia. Ma tutto a noi ci capita. Cosa avete fatto lì? A lavoro! Guardale lì, senza dignità come scarafaggi vi siete ridotte. Perché non avete capito niente della vita. Approfitto per dire a voi compagni in ascolto, scusate perché vi parla con affetto un ex sindacalista, perché io sono stato una combattente della condizione della donna. Le donne non devono accettare le condizioni che hanno accettato queste povere... Scusate perché a volte mi torciglio dalla rabbia. Non hanno capito niente queste povere ragazze. Non hanno capito che la donna ha gli stessi potenzialmente... Lasciate un momento, la retorica alle volte mi abbandona. Avete le stesse possibilità di un uomo. Cosa c'era lì? Cosa c'era lì sempre a bisbigliare, sempre a curiosarci? Come non mai? Sì. È pericoloso. Chi è pericoloso? Me la porta lì. L'uomo. Guardi, qua non se ne può più, sa? Dica, non ce ne può più, sa? Vuoi che ti do un insegnamento, topate? Sì. Lo sai cosa diceva Plinio il vecchio? O il giovane, non mi ricordo. Vabbè, insomma, diceva, sua quisque fortune, faber est. Hai capito? Che c'entra? Cosa c'entra? Dice, il proverbio è... non me lo ricordo più. Dunque, insomma, praticamente diceva che ciascuno è artefice della sua sorte. Quindi tu sei colpevole della tua condizione. Insomma, cosa sta succedendo qua dentro? Comunque, c'è un problema. Tu non sei italiana, eh? No. Comunque, qua c'è un problema. Allora, dimmi il suo problema. Qua dentro si sente... A 308, si sente? 300, si sente... urla! Sospirare. Tu sei in piedi o sei... come sei? In piedi o...? No, adesso sono... Allora, alzali i piedi. Allora, si sente... Si sente sospirare, urlare, avanti, indietro. Chi avanti, indietro? Ragazzi, entrano tutte così. Così come? È buono. Sì. E quando escono? Signora Gemma, quando escono fanno i capelli così, sono tutti sciolti. Ma chi è? C'è uno che... Uomo. Deve essere uno che... Che vi devo dire?
gorilla. Uno gorilla. Voi l'avete veduto, tu l'hai veduto, Grassone? No, l'ho veduto dal buco della serratura. Non si spia dal buco della serratura! E abbiate dignità! Lasciate che ciascuno viva la sua libertà! E non vi preoccupate di queste... di attività di questo gorilla, stai zitto, stai! Venga al lavoro! E non vi preoccupate, soprattutto voi, compagni in ascolto, dall'attività dei vicini. È chiaro questo? Vivete la vostra felicità, la vostra solitudine, perché la solitudine è felicità. Chiaro? È chiaro questo? Cosa ha fatto questo povero? Via, 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 sono andato via! Buongiorno, signor Andrea. Come sta? Ma... è un birbaccione. Allora, io vi saluto, arrivederci, devo rimanere solo un attimo, arrivederci. No, c'è un problema che c'ha Sabrina. È incredibile. Non mi guardi così, C'è un biancore, ha un biancore di denti, che denti freccio. Quanti denti c'ha lei? 90, 30. 30? Solo? Signora Gemma, non mi tocchi per favore! Allora, signora Gemma, ascolti un attimo. Senta, c'è un problema. Conosce la signora Sabrina? Lei è contattata con uno grande, grosso. Sediamoci qua, signora Andrea. Allora, voi potete andare. Sabrina, lei può andare? No, Sabrina, è suo il problema. Allora, va bene, allora ci sediamo così. Dunque, Sabrina la mettiamo in un altro... Allora, qua, in centrali, io e il signor Andrea. Allora, venga. Ci sieda. Ah, scusi, incredibile, guardi che cosa. Quel faccione che sa suo fidanzato. Ha delle mani incredibili. Sa che lei c'ha degli occhi trucchi. Dunque, l'altra notte, veramente, mi sono fatta un sogno incredibile. Mi sognavo di essere. Io correvo in questo film. È un sogno. E c'era. Lui era Rambo. Dica. Ma c'è un problema. Parliamo del suo problema. Certo, Carl Coleman. Klaus. Però, insomma, è uno grande, grosso polacco. Esatto. Quanto? Ha presentato un esagerato. Sì. Quanto è quello? Questo mone, ma 2 metri. Quanto sarà? 4 metri. 2 metri. 2 metri. Poco più con me. Quanto è alto lei? Ma uno scommetto che lei stasera ha voglia di portarmi da qualche parte. Ma ve lo facciamo perdere, senti, mi vuole scoprire della cosa. Sì, lei ha sempre la facoltà e il talento straordinario, oltre al suo charme, non mi guardi così, di offendere. Vedo un più. Veniamo al problema. Al sodo, allora, perché mi perdo in questo gorillaccio di tre. Allora, grosso. Avanti. Questa sbandata. Ha preso una sbandata. Lei ne ha mai preso delle sbandate? Mai. Meglio così, perché se spendo una sbandata lei in autostrada, tiro su tutti i quadrati. Guardi, signora, guardi che c'è la dignità di che c'è una virilità io che dentro. 10 al giorno. Ha capito? Di donna, questo sono 10 al giorno. Signora Sabrina, che è gelosa, è un problema. Si lamenta. E ha delle specialità. Perché? Come? Ha delle specialità. E cioè? Pensi che sa fare benissimo la posa del coccodrillo. La posa del coccodrillo? È bella. Quella del coccodrillo. Ma aspetta, allora, compagni in ascolto, la soluzione è facile. Bene. Bisogna che io e il signor Andrea si rimanga soli un attimo. Come? A coccodrilla, non voglio dire che mi spieghi, io ho bisogno di sapere cos'è questa posa. No, noi siamo venuti per un consiglio. Anzi, aspetti un momento, rimanga qua. No, lei rimanga un attimo. No, volevo dire, adesso noi andiamo a bussare da questo coccodrillo. No, noi non andiamo, siamo i direttori. Per pietà, devo solo un attimo parlare con il signor. La prego, rimanga! La prego! Lasciatemi sola! No, cazzo! È tremendo! Andiamo! Per Caimano! Mamma mia! Una volta! Io volevo mica tanto! Volevo solo il Caimano, fa il coccodrillo! E come? Non si vede niente! Signor Klaus Coleman, c'è nessuno? Ah, per pietà, può aprire un attimo? Ci voglio parlare. No. Sono una povera donna sola, io. Sono disposta a tutto, sono fedele come un cane. Vabbè, lasciamo per. Ah, si approfitto del messo meraviglioso che la televisione, se ci fosse anche un scarto, qualche... un sgorgio, qualcuno che è disposto. Dico una serata solo, no? È solo per sentire che... Vabbè, lasciamo perdere. Il coccodrillo
va bene. Anche un sgorbio. Prego. Arrivederci. La brutta la solitudine, sapete. Là. Lo vedi? Voi italiani sono tutti uguali. Appena vedete una straniera, diventate pappagalli. Lei si sbaglia. Noi pappagalli abbiamo intenzioni serie. Noi? Noi del Sydney Room Club Fans di Santa Maria Capovedere e dintorni, letteralmente, si capisce, sono il presidente. Sono napoletano, lo so, oddio, non si sente, ma sono napoletano. Io amo Napoli, spaghetti, pizza, mandoline. Appunto di questo le volevo parlare, appunto di questo, sì. Lei, quando la ve, quando canta, mi dà una carica. Posso accompagnarla? Ma io abito qua, a Grand Hotel. No, accompagnarla mentre canta. E con il pianoforte? Non lo so suonare io. I mandolini? I mandolini no, si sono scassate le corde, quelle. Oh, e con che cosa allora? Con la scrivania. Con la scrivania? Sì. Conosci quella canzone Flava to the Moon? Eh sì, è americano, lo conosco bene. In re minore va bene? No, in fa. In fa? Sì. Batto quattro? Quattro. Uno, due, tre, quattro. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, I love you. Come è venuto? Come è venuto? No, devi far accordare sta scrivania. Accordare la scrivania? Se veniva a casa mia trovava una scrivania indonatissima, accordatissima. Altro che questo bancone fetente. No, scusi, direttore, non parlavo con lei, no. No, è successa una cosa, vabbè. Senta, si ricorda di quel notte? Il numero per il night, io e la Sydney Room. Ce l'invidiavano tutti, eh. E sarà stata l'invidia, ma non è venuto bene, Sydney Room, non so se sa. Lo so, vabbè, possiamo trovare un'altra soluzione, gliela dico subito. Uno striptease. Lo spogliarelli, letteralmente, ci capisci? Adesso, seda, riseda. Riseda. Traia. Sì. No, tu sei molto bravo, sì, in questo nella gioco, nel sedativo. Nel sedare, sì. Allora, adesso a questo punto c'è una... Uno spogliarello. No! Sì. Non sai che tutte le volte qua ti diciamo, sì, ci arriva... Sì, allora no, tutta... non c'è stasera lo spogliarello. Non c'è. Vieni più indietro. Ci dispiace purtroppo ci dispiace, per questo... ma lo spogliarello non c'è, oh, non è inutile tirare... Che uno dice, perché non c'è? Mettiti fuori il tiro. Lo spogliarello questa sera... Dice che andiamo non bene. C'è, non c'è, no, qua va bene, qua... Non c'è, voglio purtroppo. Voglio vedere stavolta. Prova e cambia. Allora, questa sera... Sì, è con immenso piacere... Piacere... Che presentiamo... non presentiamo lo spogliarello, sì, di Gemma Pontini! No! No. C'è Gemma Pontini già nuda! Già nuda! Aiuto! Ma da dove arrivo? Anche le spalle! Via! Il tipo dell'eroe è mio uomo, sempre stanco è così, non mi dice mai di sì, ma che uomo. È dura, lo so, ma qualcosa io ce l'ho, è il mio uomo. Mi tradisce con tre, ma vuol bene solo a me, e lo amo. Per un uomo come lui mi venderò, nei suoi occhi sempre più mi perderò.